E in semifinale è stato un match abbastanza tranquillo, conoscevamo gli avversari e credo che abbiamo dominato la partita, non abbiamo avuto grossi problemi, siamo contenti per come abbiamo giocato. Domani cosa vi aspettate nella partita di domani? Non conoscete ancora il vostro avversario, però cosa vi aspettate in generale alla finale? Allora, sicuramente vogliamo giocare una bella partita e cambiare, diciamo, il risultato di 2 anni fa e vogliamo provare a vincere per la prima volta il nostro titolo e faremo il possibile, daremo il nostro 100% sicuramente. La vittoria era l'obiettivo che vi eravate un pochino imposti dall'inizio su questo tabellone. Com'è andato più o meno tutto l'avanzamento delle varie partite? C'è stato un momento in cui magari avete sofferto di più o di meno, oppure è stato comunque andato tutto bene? Sì, la vittoria è sicuramente quello che più ci importa, anzi l'unica cosa, faremo di tutto per ottenerla e per adesso siamo stati abbastanza solidi, nessuno ci ha dato grossi problemi, speriamo di continuare così per l'ultima partita. Abbiamo giocato abbastanza bene, abbiamo giocato anche un po' con un po' di pressione a rete e anche a fondo campo. Credo che abbiamo fatto un'ottima partita contro due avversari molto bravi come i nostri compagni di nazionale David e Gianmarco e siamo felici di aver raggiunto la finale. Finalmente dopo 2 anni si è tornati a Pallabadminton per disputare i campionati italiani assoluti e Pallabadminton. Quanto è importante per voi rivedere tutto questo movimento qui a Milano? Secondo me per noi è importante, anche per tutti gli altri è molto importante, che 2 anni che abbiamo aspettato e abbiamo preparato per questi tornei italiani. È stato un periodo difficile, stare anche lontano dai campi di gioco è stato molto difficile, quindi siamo veramente molto contenti di essere qui a giocare ai campionati italiani. Domani in finale troverete Fabio Capuano e Giovanni Toti. Quali sono le insidie di questo match e cosa vi aspetta? Allora, domani proviamo ovviamente a vincere, anche se sarà una partita molto difficile, che anche loro giocano tanto doppio e anche molto di più proprio singolo, però noi diamo il massimo e vediamo domani. Domani sarà una partita difficile anche perché Fabio e Giovanni sono due ottimi giocatori, però speriamo di giocare bene come oggi e cercare di conquistare il titolo.